Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita, siamo su Steve Jackson's Starship Travelers. È un gioco che ricorda molto quando ero piccolo e giocavo ai libri game. Ecco, è praticamente un libro game, non so quanti di voi ne abbiano mai provato uno. Io ho provato il Lupo Solitario, di cui c'è anche un gioco tra l'altro su Steam. Non l'ho ancora, lo acquisterò in futuro, ma oggi siamo su Starship Traveler. Di che cosa si tratta questo gioco? Allora, questo gioco è ambientato nello spazio, non c'è modo di togliere la musica, ma penso che non vi dia fastidio. È un gioco, dicevo, un libro game, ma ve lo farò vedere. È un gioco completamente in inglese, ma rispetto ad altri giochi è un inglese meno profondo. Quindi iniziamo la modalità classica. Noi siamo il capitano e qua vedete qua dice hai fatto l'ufficiale su un'astronave per molti anni, sei stato diciamo premiato con il ruolo di capitano. Io mi chiamerò capitano Indy, come in tutti i giochi, e sono un uomo ovviamente. Allora, adesso calcoleremo le nostre statistiche, cioè la stamina, quindi il fisico, il fiato, la nostra abilità e la nostra fortuna. La stamina viene tirata con i due dadi da 6, abbiamo 11 più una base di 12, quindi siamo a 23. C'è un bonus di base che viene aggiunto al nostro tiro. La nostra abilità, siamo veramente dei cani. Più 6 siamo 8 su un massimale di 12. Vabbè. E la nostra fortuna, abbiamo 3 più una base di 6, quindi 9. Bene, a questo punto possiamo sfogliare nella pagina dopo. Dobbiamo andare nel quartiere dell'ammiraglio, nel quartiere generale dell'ammiraglio, per il briefing. Allora, ci danno questa nostra missione in cui dobbiamo andare e scoprire strani nuovi mondi. È un gioco che mi ricorda molto anche come logo Star Trek, quindi usiamo la Starship Traveler? No, io voglio usare la mia di nave, la mia nave. E vabbè, come la chiamiamo? La USS Gameplay. Io sono scontatissimo. La USS Gameplay sarà la mia nave, che è questa. Vediamo, calcoliamo subito la forza delle armi. Assolutamente nulla, 8. Gli scudi. Anche qui facciamo veramente schifo. 12 più 2, 12 sono sempre quei calcoli base, che stanno nelle regole del gioco. Poi bisognerebbe andare a leggerle effettivamente. Ok, adesso sto seguendo l'ammiraglio che ci sta guidando. No, io voglio fare... l'ammiraglio dice, io da consigliarti dell'equipaggio. No, io voglio fare il mio equipaggio personale. Normalmente io metto i nomi delle persone che conosco di Star Trek, però noi, vabbè, facciamolo prendendo degli youtuber con cui ho collaborato e che conoscete anche voi. L'ufficiale scienziato, facciamo... Allora, vediamo un attimo. Facciamo... Chi è più scienziato? Beh, diciamo che il mio mezzo busto dei TG, Gabri, se la cava bene con le scienze, è un uomo. Vediamo il fiato di Gabri, che è 3 più 12, quindi 15. La skill nelle scienze 3... Ma buono, più 6 di base. Continuiamo a assemblare la mia... Ok, il medico. Il medico io direi che potrebbe farlo Muffman, un altro youtuber molto bravo. È sempre un uomo, io avevo un equipaggio solo di maschi, quindi vabbè. 6 più 12, 18. Vediamo quanto è bravo a fare il medico, ma non male. 4 più 6, 10. E continuiamo. Adesso l'ingegnere. Cazzarola, l'ingegnere andava bene Gabri. Vabbè, allora facciamo l'ingegnere, facciamo, vediamo, l'ingegnere Mujahideen, ho scritto così, Mujahideen,
vabbè, non so, scusami se è sbagliato il nome. Ingegnere, uomo, stamina, buono, 6 di punteggio, quindi non male. 3 di skill di ingegneria. Continuiamo e adesso abbiamo l'ufficiale della sicurezza. A questo punto io prendo Mister da Elric perché lui è uno molto, se la cava molto bene con gli zombie, quindi direi che potrebbe fare al caso nostro. Però è un po' un cane a fare il suo lavoro, ma va bene. Adesso prendiamo una guardia di sicurezza. La guardia di sicurezza la facciamo fare a Cocco, un altro youtuber molto bravo. Stamina, beh, dai, discreta. Sicurezza 6, quindi qui Cocco sa fare assolutamente il suo lavoro. Il secondo membro della sicurezza io prenderei Vessor. Vessor dei cinghiali sul tubo. Anche questo è un canale che ammiro molto, mi piace molto, mostra tanti bei giochi. Mamma mia, stamina di 24 e skill di sicurezza 5, quindi direi che lo rende quasi meglio dell'altro membro della nostra sicurezza, quindi Vessor lo porteremo sicuramente con noi. Ok, ho anche un gatto. Questa è una chiara citazione a Star Trek Enterprise, dove il capitano ha un cane. Io lo chiamo Romeo, in ricordo di un gatto che avevo. E andiamo all'astronave. Allora, vediamo un attimo. Dobbiamo portare il figlio di un importante senatore, Pippo. Perfetto, grazie, andiamo, partiamo. Adesso noi teoricamente nella partita dovremmo leggere quello che succede, cerchiamo di farlo in modo molto veloce. Abbiamo un danno all'overdrive, quindi alla velocità luce. E qua praticamente ci sta spiegando quello che sta succedendo. Praticamente stiamo perdendo potenza, ci stiamo per fermare. Io premo il tasto dell'allarme rosso e istruisco tutto il personale a stare pronti. Potrebbe esserci un'esplosione ed effettivamente c'è un'esplosione e tutti perdiamo conoscenza. Allora, non si riesce a capire che cosa succede. L'ufficiale delle scienze Gabri sta analizzando e sembra che siamo passati attraverso un buco nero a dimensione. Sì. Allora, più che altro l'inglese lo trovo molto comprensibile, ma essendo un gameplay non possiamo passare tutto il tempo a leggere, quindi cerchiamo di velocizzare in modo da farvi vedere un pochino l'azione vera e propria. Allora, dopo un po' di ritardo, ricominciamo ad ottenere la velocità luce e gli scanner a lungo raggio indicano 3 sistemi solari. E di questi, 2 potrebbero avere della vita intelligente. Il sistema davanti, il sistema di lato da una parte e dall'altra. Allora, andiamo nel sistema davanti a noi. Aumentiamo la velocità e arriviamo davanti a un pianeta blu. Quali sono gli ordini, capitano? Allora, teletrasportiamoci giù nella città. C'è una città su una grande isola. Ci teletrasportiamo giù. E a questo punto io aggiungo assolutamente Vessor perché è fortissimo e mi proteggerà. E poi ho assolutamente bisogno. Direi un ingegnere. No, non mi serve un ingegnere. Mi porto Gabri, l'ufficiale scientifico. E poi posso portarmene un altro. Mi porto anche. Vabbè, no. First Security, no. L'ufficiale della sicurezza, mister. No, mi porto. Guarda, mi porto anche il dottore. Muffman, vieni giù anche tu che è meglio. Ci teletrasportiamo e vedete che qua compare l'immagine.
È completamente deserto. Gli edifici sono in una strada di fronte a te. Ci sono dei grandi edifici. Allora, aspetta, c'è una strada. C'è un grande edificio alla fine della strada. Gli edifici sono delle strutture strane. Hanno una moltitudine di forme, di dimensioni varie e a tratti sembrano incompleti. Continua la strada o approccia un edificio? Noi continuiamo a camminare per la strada. Allora, avanziamo con attenzione, cautamente. Un alieno ci parla. Ha sei gambe come un ragno. Sembra quasi un ragno e il nostro traduttore universale dice: "Ciao amici. Non siete tutti benvenuti in questa via, devi lasciare immediatamente, posso offrirti un drink, ma io non mi fido molto e lasciamo l'edificio. Arriviamo a quell'edificio con quelle strane forme, ci sono diversi strani bastoni. Una palizzata attorno a questo edificio, la porta si apre e io cammino all'interno. Io ho detto che volevo andare via. Vabbè. Andiamo a un tavolo dove c'è una figura apparentemente sveglia. Entriamo. L'entrata, la nostra entrata disturba le creature. Si alza davanti a noi. Fa un verso, ma il nostro traduttore non traduce. Allora, cosa facciamo? Alziamo le mani a mostrare che non abbiamo nessuna intenzione ostile, oppure alziamo i nostri phaser e spariamo? No, non facciamo nulla di che. La creatura si siede, è apparentemente sorpresa. Vediamo un attimo che cosa succede. Ci sta spiegando quello che succede. Bene, a questo punto torniamo sulla nave e ce ne andiamo. Possiamo rimanere in orbita intorno. Intanto Muffman ha curato i membri del nostro gruppo con 2 punti di stamina recuperati a chi si è infortunato durante questo viaggio. Andiamo lontano. Arriviamo in un altro sistema solare dove c'è una stella viola. Indica che il secondo pianeta ha un'atmosfera ideale per la vita. Entriamo in orbita, beam down, scendiamo e ci portiamo dietro soprattutto la sicurezza. Mi porto Vessor, questa volta Muffman, solo due, il medico e... Bah. No, lasciamo qua Vessor. No, non riusciamo più a lasciarlo qui, va bene. Andiamo. Inviamo dei messaggi, ma non riceviamo risposta. Entriamo in questa unità di teletrasporto e ci trasferiamo sulla superficie. Ci materializziamo in una strada deserta, e c'è una torre davanti a noi. E troviamo un alieno, il traduttore ci traduce una frase tipo: "Qui veloce, venite qua veloci." C'è una creatura dalle sembianze, diciamo, diverse dall'umano, ma come dimensioni, come statura siamo lì. Ignoriamo la creatura e aspettiamo che il veicolo che sta arrivando ci arrivi da noi, o seguiamo la creatura, ma la seguiamo. Vedete che poi qui per farci un gameplay non è ideale perché è un libro game e bisogna goderselo in privato. Io sto cercando un pochino di farvi capire le varie scelte che ci sono. Praticamente ci sta spiegando di entrare nel veicolo perché stiamo facendo qualcosa di illegale, cioè essere fuori da questo veicolo è illegale e la pena è la morte. Ma direi che abbiamo giocato abbastanza e proviamo ad alzare. Possiamo fare un tiro di diplomazia.
salire sul veicolo o alzare i phaser. Noi alziamo i phaser. Roll one die. Quattro. Ok, praticamente abbiamo fatto il primo tiro. Se facciamo uno, saremo morti. Colpiamo il leader. Non ha effetto. Merda. Forse la loro arma è resistente ai phaser. O forse sono invulnerabili. Allora, l'alieno punta il suo dito e un blu elettrico, un raggio blu elettrico colpisce il suo aggressore. Che membro della tua crew ha colpito? Verso ha sparato, cioè che cazzo. Ci mancherà adesso, è stato ucciso da questo raggio. Va bene, entriamo nel veicolo a questo punto. Entriamo nel veicolo e andiamo avanti. Adesso praticamente dobbiamo agire velocemente perché siamo sotto minaccia e stanno tentando di... hanno un programma di sterminio della popolazione, non posso capire... cioè riusciamo a capire la morte che arriva subito. Provare a contattare la nave o provare a combattere o cercare di contattare qualche autorità sul pianeta. Noi proviamo a contattare la nave. Provo il comunicatore, ma posso sentire solo le onde statiche, quindi disturbo. Forse c'è una via per fuggire. Allora, seguendo la guardia, veniamo portati in questi corridoi. Chiedi all'ufficiale scientifico. No. Ubbidire all'alieno per continuare a camminare in questo corridoio? No. Uso le mie conoscenze precedenti e praticamente proviamo a contattare la nostra nave. Fuggiamo dalla stanza. Teletrasporto. Ok, perfetto. Siamo riusciti a tornare su. È morto Vessor, purtroppo. Adesso arriviamo in un altro pianeta ancora. Possiamo teletrasportarci giù. Vedete, poi qua Vessor è deceduto, quindi dovrò portarmi... Ma non mi porto nessuno. Mi porto chi non è mai venuto. Ingegnere. Muffano, Mr. Delric e poi mi serve anche il medico, quindi Muffman tornerà con noi sulla superficie. Atterriamo sul pianeta, ci sono tre alieni, presumibilmente villici. Aspettiamo l'arrivo degli alieni. Gli alieni arriva, parliamo con l'anziano. Parliamo degli abitanti, parliamo... hanno bisogno di cure, allora gli dico, posso offrirgli della cura. Muffman cerca di aiutarli, vediamo che cosa combina. 3-3-6. Perfetto. Hanno delle condizioni veramente primitive. Muffman cerca la cura. Gli alieni sono... ce la fa e gli alieni ci sono grati. Continuiamo a esplorare il villaggio. Testiamo la nostra fortuna, 448. Buono, siamo fortunati. Ok. Hanno problemi con il meteo del pianeta. Io contatto il loro Lord. E arriviamo al Lord. Praticamente ci sono delle guardie armate. Continue up the gate, tanto the guard. Oppure attaccare la guardia. Io parlo. Perfetto.
perché questo probabilmente sarà un tiranno. Ok, mi arrendo alle guardie, entriamo nella fortezza. Non hanno pietà. Allora. Niente, ce ne andiamo. Non ho ben capito cosa è successo perché. Ok. Basta. Siamo adesso arrivati in un altro pianeta, ci scendiamo. Non avevamo Gaberi che poteva darci una mano, quindi siamo stati costretti ad andarcene. Ci portiamo ancora Mister Muffman e basta, questa volta. E vedete, qua si va avanti. Cioè, non. Ho Gaberi con noi? No. E bisognerebbe leggere effettivamente tutto quello che succede. Comunque, questo è un libro game. Che ci può portare a leggere e fare avventure sempre diverse. L'evoluzione va in base alle nostre scelte, però la storia fondamentalmente resta quella. È possibile morire, infatti io nella prima avventura che ho fatto sono arrivato a uno scontro a fuoco, ho impostato le mie armi solo per stordire e non per uccidere e alla fine mi è uscito che sono morto. Questo è a grandi linee quello che è Starship Travelers, quindi niente gioco d'azione, è un gioco di te testuale. Spero lo tradurranno in italiano un giorno perché il gioco è veramente carino. Ovviamente per un gameplay non si addice molto, ma il mio dovere di scopritore e rivelatore di giochi, diciamo, mi ha portato a mostrarvi questo gioco, per quanto sia stato un gameplay abbastanza infruttuoso, però a me sembrava un gioco molto carino. Fatemi sapere che cosa ne pensate, avete ora una panoramica un pochino più chiara rispetto a quello che magari vi mostra Steam su questo gioco. Fatemi sapere, lasciatemi il commento qua sotto e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Ciao ciao!